È un percorso interno al proprio programma di studi che prevede ore di alternanza a scuola-lavoro nelle RSA o nelle ASL e lezioni mirate in collaborazione con l'ASL Toscana Sud-Est. I ragazzi di quattro istituti professionali della provincia, Tecnico Professionale Arezzo, Varchi di Montevarchi, Signorelli di Cortona e Giovagnoli di San Sepolcro, hanno concluso il loro percorso di studio e ricevuto la certificazione di OSS, operatore sociosanitario. È importantissima perché offre l'opportunità ai giovani di inserirsi nel mondo della sanità. Noi collaboriamo con altre tre scuole, il Signorelli di Cortona, il Varchi di Montevarchi e il Giovagnoli di San Sepolcro, oltre che la nostra scuola, e con le rispettive amministrazioni comunali che ci hanno dato un supporto per trovare una collaborazione in rete. Ma il ringraziamento più grande deve andare alla USL 8 e ai giovani che hanno aderito a questo bellissimo progetto. È stato veramente un anno proficuo per questi ragazzi, hanno superato in diversi il corso, anche se molto impegnativo, e siamo veramente soddisfatti. La ASL è molto soddisfatta di questo rapporto di collaborazione per le docenze e per seguire gli studenti, gli aspiranti OSS nella parte del tirocinio, proprio perché sono comunque delle figure che lavoreranno insieme ai nostri operatori e con le quali si instaura un rapporto di collaborazione continua. Assessore Tanti, l'incontro di stamani è particolarmente importante anche perché denota una progettualità significativa. Tutto quello che mette insieme formazione, lavoro per professionalità nuove al servizio della comunità è fondamentale, sempre, ancor di più laddove queste professioni sono di tipo sociosanitario, come in questo caso, quindi ragazzi formati in un connubio tra personale sanitario e personale scolastico e oggi professionisti.